Non so se ci sono microfoni. Urlate. C'è un modo. O se no venite qua. C'era una serie di domande. Il quaderno pieno di domande. Io intanto ringrazio tutti gli attori perché insomma ci avete dato una testimonianza di quella che è l'applicazione di LibreOffice del software libero della pubblica amministrazione. Volevo praticamente fare una considerazione su, perché sul software libero in sé, quindi chiedere prima a Italo quale può essere da subito il motore che spinge delle aziende anche loro a proporre la pubblica nella piccola e media impresa di software libero, quindi anche perché l'esperienza personale, se vedete in giro le persone che poi consigliano un software hanno tutto l'interesse a consigliare Microsoft Office, che ovviamente hanno optato sulla vendita della licenza. Per cui, comunque, però di fatto promuovono solo. Lo smentisco, questo è facile, due secondi e l'abbiamo già smarcato. La differenza che voglio sapere invece, ho visto che OpenOffice è passata successivamente, ma non so se è già dall'inizio, ma come alla Apache License. E mi sembra appunto che la Apache License sia molto, diciamo, libera, nel senso troppo libera appunto. Quindi se si può sperare nel futuro un ricongiungimento di questi sforzi. E infine. Pensavo che diciamo negli anni ormai diciamo, sono passati già dal 2004 quando era stato stabilito che una lettera raccomandata si faceva rimborsare dal costruttore il costo della licenza diciamo Microsoft, però sono passati più di 10 anni ma non sembra che non sia tutto quanto niente. Grazie. Allora, prima le due risposte facili. Allora, io rispondo alla prima domanda che non preferite guadagnare il 2-3% sulla vendita di una licenza di Microsoft Office oppure tenervi tutti i soldi della consulenza che fate sopra LibreOffice? Direi praticamente banale la risposta. È ovvio che dovete impegnarvi a vendere la consulenza, però non è che nulla arriva gratis. Cioè, il discorso è andate da un'azienda e gli dite noi ti facciamo risparmiare dei soldi. Quello che tu paghi in licenze, una parte di quello ce lo paghi in formazione, consulenza, migrazione, perché è giusto che noi se ti forniamo un servizio professionale veniamo retribuiti per questo servizio professionale, ma la differenza è che se, vi assicuro che il modello è facilissimo da dimostrare. Allora, oggi io ho ho i margini che danno i due principali distributori in Italia su Office, è inutile dirlo in pubblico, ma comunque vi assicuro che provate ad andare da qualsiasi rivenditore, vi dirà che non riesce a vendere una licenza di Office con più del 5-6% di margine netto alla fine di tutto, il che significa che significa due cose: uno, che quasi tutti i soldi vanno a Microsoft, due, che la realtà è che lui è costretto ad avere a vendere Microsoft Office anche se non ci guadagna, perché il 5% non è economicamente sostenibile. Perché? Perché tutti continuano a chiederlo e lui però si ostina a invece che a dirgli ti do una roba diversa, ti costa di meno, ovviamente te la devo spiegare un po', ma ti costa sicuramente di meno. Cioè, questo è il salto che qualcuno ha fatto, e in Italia lo hanno fatto alcune aziende, all'estero lo hanno fatto molte più aziende, è una questione culturale, bisogna avere la capacità di imparare a vendere un prodotto, un software libero. Sembra un controsenso, il software libero si vende tanto quanto il software proprietario, perché in un caso vendete la licenza d'uso, non vendete il software, ricordatevi sempre che vendete la licenza d'uso e non il software. Nell'altro caso voi vendete, voi gli date il software e gli vendete dei
servizi che lo rendono più felice, perché la realtà è che voi gli vendete la tranquillità. Lui prende il software e voi gli vendete la tranquillità che va insieme al software. Seconda domanda. Questa è una cosa sulla quale è una mia opinione molto personale, non è condivisa neanche da tutti i membri di Apache Foundation, scusate, di Apache, di Document Foundation. Io sono personalmente convinto che IBM abbia di fatto costretto Oracle a dare Open Office ad Apache Foundation, perché poi andate a vedere le cose, ma è così, semplicemente per uccidere la Open Foundation e LibreOffice. Fortunatamente non c'è riuscita, perché il modello di business è sbagliato. Il modello di business di un'azienda che vuole controllare un software libero non funziona, lo dice la storia, non lo dice Italo Vignoli, lo dice la storia. OpenOffice controllato da Sun ha portato Sun al fallimento. Quindi questa è la storia. Poi se volete mi dilungo nella spiegazione economica del modello, le critiche al modello, ma questa è la storia. O ci continuate a mettere, o siete Mark Shuttleworth, che ha fatto talmente tanti soldi con la sua prima azienda da poter finanziare Ubuntu per anni, perché e finanziare a questo punto una comunità, ma già sappiamo che se conoscesse la comunità di Ubuntu sappiamo che comunque tra la comunità di Ubuntu e Canonical non è che sia totalmente un idillio, ma al di là di questo, o voi create un progetto indipendente, che è realmente indipendente, che si autofinanzia, che è la nostra scommessa, oppure un progetto dove dietro c'è una sola azienda, non convince. Ovviamente se è l'unico progetto, quando c'era OpenOffice era l'unico, stavano tutti con OpenOffice, era normale, non c'era alternativa. Adesso vengono tutti dalla nostra parte e, scusate, non lo dico io, ma ve l'ho fatto vedere, ci sono 14 aziende, ci sono il governo francese, il governo saudita, Intel, AMD, Google. Quindi non è che io, allora, io sarò anche una persona simpatica, devo dire che ho dei dubbi su questo, ma non lo fanno mica perché io sono simpatico. Questi lo fanno perché hanno degli interessi, le aziende hanno degli interessi a mettere dei soldi dentro la Dorman Foundation, non lo fanno mica perché noi siamo particolarmente carini, lo fanno perché vogliono mantenere un software che è indipendente, perché hanno capito il colore dell'indipendenza. Allora, Apache OpenOffice è un software IBM, ha 5 sviluppatori pagati da IBM, full stop. Non ci ricongiungeremo mai, perché IBM a noi ci ha chiesto 5 posti su 7 dell'advisory board, no, del board of director, e noi abbiamo uno sbarramento al 30%, quindi massimo 2 e si devono fare eleggere. Cioè prima devono diventare members, quindi devono contribuire al progetto. Poi se sono bravi si fanno eleggere, ma se ne eleggiamo 3 ci dispiace, il terzo decade automaticamente per statuto e viene eletto il primo degli indipendenti che ha ricevuto voti. Quindi, siccome IBM, e c'è un dipendente di IBM che sono 3 anni che getta materiale di dubbia provenienza sul nostro progetto, mi dispiace, non ci ricongiungeremo mai, deve passare sul mio cadavere, molto chiaramente. Io sono uno abituato a parlare molto direttamente. Se passano con un camion sopra il mio cadavere, probabilmente è possibile che i due progetti si ricongiungano, se no, no. Credo che sia chiara la mia risposta, no? Adesso abbiamo il fatto che non si riesce a trovare un computer che non abbia Windows installato è un problema. Io ho fatto personalmente una class action, non è andata bene, io conto questa cosa qua. Però effettivamente ci sono qualche piccola o altrimenti se viene conto di far pagare su 250 euro di
ma anche di forma, come tra l'altro è previsto dall'articolo 1 del codice del consumo, perché tutto se ne frega, cioè il consumatore ha diritto di essere informato ed è un dovere dell'azienda informare. E gli UE purtroppo questo non lo fanno. È chiaramente un solo problema, ma non indifferente, perché questo porta una serie di effetti di rete. L'effetto di rete è quando un prodotto non è valido, non è utile perché è esattamente fatto bene, ma perché c'è anche per gli altri. Quindi io posso parlare, quindi avere una piattaforma, quindi su tutte le macchine, andare in uso perché crea un effetto di rete malvagio attraverso che fa sì che tutto ciò che gira intorno non è che sia migliore, ma è percepito come migliore perché pensa a tutti. Questa cosa qui con più si l'effetto davanti potrebbe anche essere il contrario, con più sottolineo si installa, meno, non con più interoperabilità c'è, meno questo effetto di rete si sente. Siamo già ben dietro, eh? C'era un'altra domanda. E garantire, coordinare lo sviluppo, coordinare la crescita, coordinare la comunità.
Quando ci sono 100 progetti linguistici, ve la racconto cosa ci vuole, perché noi oggi siamo in Italia, ma questa stessa cosa potrebbe essere fatta in 100 zone linguistiche diverse nel mondo. Quindi immaginatevi cosa significa, abbiamo da lavorare a sufficienza. Queste cose fatele voi, mettetevi insieme, ingegnatevi, è il vostro spazio, è lo spazio per creare valore aggiunto, creare soldi per voi, che poi ci aspettiamo, ma questo è inutile che io lo dica perché tanto poi lo fanno le persone. Nel momento in cui voi guadagnate 100, io sono certo che il 99% darà almeno 10 alla Dopamine Foundation. Quindi non sono neanche preoccupato dal dirvi devono arrivare le donazioni, perché quelle già arrivano. Quindi è lo spazio proprio per voi. Fatelo. Volete fare la versione di pre-office pacchettizzata per la scuola? Anzi, lei è volontario capo del progetto da oggi. Ok? Tu si crea l'offerta, la domanda, tu si crea l'offerta.
parli di consulenti, io ho 1 milione di consulenti in più. Se più fanno questo lavoro, ce ne saranno ancora di più per gli altri, si diventa un settore interessante. Noi abbiamo ancora l'idea di 10 anni fa o 5 anni fa, adesso le cose si muovono e fra un anno, 2 anni, 3 anni, se le regioni ci saranno ancora di più. Lì non so, è nato era qualcosa che era per pochi eletti. Adesso c'è una conoscenza diffusa, c'è un supporto diffuso, ci sono tutti i livelli di assistenza che ci sono, dal singolo sviluppatore alla grande multinazionale, uno può scegliere. E ci stiamo arrivando anche sulle altre offerte. Ormai non pensiamo con lo sguardo rivolto al passato, il futuro sta migliorando e sempre più in modo. Fra 6 mesi sarà completamente diverso. Cioè, il fatto l'indipendenza, la ricerca dell'indipendenza, sulla quale io insisto sempre, è proprio fatta per questo. Cioè, un sistema come era quello di Open Office, che era intrinsecamente chiuso anche se aperto, non consentiva lo sviluppo delle terze parti, non consentiva lo sviluppo di un ecosistema, ed è per questo che sono poi destinati a implodere. Questa è una mia opinione personale, però ripeto, la storia dice che è così. Noi volutamente teniamo separato il livello del coordinamento da quello delle attività, proprio perché vogliamo che l'ecosistema si sviluppi, e in 3 anni ha iniziato a svilupparsi. Ovviamente dateci anche un po' di tempo, ovviamente non è che si può partire e dopo 2 giorni immediatamente. Poi in alcuni paesi è partito prima, in altri in Italia diciamo che sta partendo, ci saranno degli annunci con nomi, cognomi, prezzi fra pochissimo, quindi fidatevi di me una volta, sono un italiano abbastanza affidabile sotto questo profilo, sono anche membro del board of director di una fondazione tedesca, quindi questo dovrebbe decorrermi in favore. Sì, io volevo rispondere in parte. Allora arriva la tua richiesta di membership e questa sera insieme a quella di Matteo Buffoni, ok? Io lo scriverò subito. No, Matteo poi glielo riscrivo anch'io, perché se voi fate una distribuzione con dentro LibreOffice e la promuovete, cosa aspettate a diventare membri della Document Foundation? Che ve lo dica io? Lo sapevo, Cappato che dovrebbe essere
Sì, sì, tieni, 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 aspetta, stai tranquilla. Mandatemi un'email e glielo mando perché ha visto il mio...